Comune di Gela e Federfarma hanno siglato la convenzione che avvia in città il progetto sperimentale della farmacia sociale. Il sindaco Domenico Messinese ha sottoscritto l'accordo con la presidente provinciale della Federazione Unitaria dei Titolari di Farmacia, Maria Ippolito. L'intesa prevede che i fondi stanziati dall'ultimo bilancio di previsione approvato dal Consiglio Comunale vengano utilizzati per agevolare l'acquisto di medicinali destinati alla cura della popolazione pediatrica appartenente a fasce sociali economicamente disagiate. Federfarma, ricevuta la somma, provvederà ad assegnarla alle farmacie gelesi aderenti in modo da favorire la maggiore copertura possibile sul territorio. Il ribasso del 10% sui prodotti di classe C sarà praticato dai farmacisti, mentre le somme comunali copriranno il 60% dell'importo. L'emendamento al bilancio per avviare il progetto della farmacia sociale è stato presentato da numerosi consiglieri comunali, tra i quali Giuseppe Guastella, firmatario in merito anche di una mozione arrivata già prima in aula. È una giornata importante per la città di Gela, per le farmacie di Gela e per tutte le persone che vivono in una condizione di disagio economico. È un momento bellissimo che vede la politica al servizio del cittadino. Io devo fare i complimenti al sindaco di Gela, all'amministrazione e anche al Consiglio Comunale. Riusciamo a dare delle risposte appunto concrete. Tutto nasce da un progetto, diciamo, lontano, che nasce un anno fa, il progetto della farmacia sociale sotto una mia proposta appunto. Oggi la farmacia sociale diventa realtà anche a Gela. Vediamo che praticamente dopo circa un anno questo progetto si è concretizzato e a breve anche a Gela diverse famiglie, in particolare tutte le famiglie con un ISEE uguale o inferiore a 7.000 euro potranno usufruire di uno sconto del 70% per quanto riguarda i farmaci di classe C, che sono tutti farmaci, diciamo, a pagamento. Diamo la possibilità alle persone più bisognose di accedere ai farmaci per quanto riguarda proprio l'età pediatrica. Un progetto nato dalla proposta della Commissione Affari Generali e che va nella direzione della proposta che serve a dare delle risposte al territorio. La Giunta l'ha accolta con convinzione, perché siamo sicuri che va per dare proprio quelle risposte che vengono chieste dal territorio. Ci auguriamo magari il prossimo anno, perché no, di ampliare questo capitolo di spesa ulteriormente per dare la possibilità ad altre fasce deboli come gli anziani o tanti altri cittadini che effettivamente si ritrovano in una condizione di bisogno di poter usufruire, soprattutto in un momento di difficoltà come può essere l'attraversare di un semplice raffreddore alle malattie ovviamente più complicate, la possibilità di poter ricevere un supporto economico fattivo e insomma poter non curarsi ovviamente di questa contingenza economica. Presieduta dal vescovo della diocesi di Piazza Armerina, Monsignor Rosario Gisana, assieme a Dollino di Dio e l'assistente spirituale Donna Rosario Sciacca, si è svolta ieri nella chiesa Sant'Agostino di Gela la celebrazione eucaristica per i 150 soci dell'Unitalsi, presente il personale volontario e ragazzi con abilità diverse. È stata l'occasione per vivere momenti di comunione fraterna, un appuntamento annuale di questi tempi. La presenza di tutti gli associati, chiaramente con gli ammalati, diversamente abili, in un certo senso ci ha fatto vivere un momento di grazia, di paradiso, come si suol dire, come lo diceva il nostro San Filippo Neri. Perché? Perché tutto questo? La parola del Signore oggi ci invitava a chiedere un segno al Signore. Questo segno è presente in ciascuno di noi, perché l'Emmanuele, che nella persona di Gesù di Nazaret si è incarnato per la salvezza dell'umanità, oggi lo vediamo che continua questo processo di vicinanza, di prossimità di Dio, oserei dire di vera e propria incarnazione nel cuore di tutti noi, non solo quando facciamo del bene o quando lo riceviamo, ma quando anche noi custodiamo questi piccoli che il Signore ci ha donato per incontrarlo sempre più credibilmente.
Subito dopo la celebrazione è stato benedetto un pulmino attrezzato anche per il trasporto di disabili. Il mezzo è stato donato dalla FIDA Gela. Ieri erano presenti il presidente Alessandro Tallegra ed il consigliere Raffaele Giocolano. Abbiamo deciso assieme a me, al consiglio di amministrazione e alle segreterie di CGL, CISRE, UILLI, dei chimici, di fare questo dono all'Unitars. Ci siamo riusciti dopo 5 anni, ma ci siamo riuscite, anche perché il FIDA all'Unitars sempre gli ha dato un piccolo contributo nelle nostre possibilità che abbiamo avute finanziarie. Ancora una volta, dove non arriva l'amministrazione o comunque lo Stato, c'è la mano del privato. Io sono riconoscente al FIDA per aver dato la possibilità di donarci questo pulmino, che ci dà la possibilità di poter trasportare i nostri iscritti alle varie giornate che noi facciamo. Quindi un segno di riconoscenza enorme a questo gruppo del FIDA di Gela. Noi dell'Unitals sempre ci prodighiamo per ragazzi diversamente abili. Per noi questo è anche un motivo di speranza per continuare la nostra attività verso le fasce più deboli dei ragazzi diversamente abili. Alla fine delle manifestazioni di ieri i partecipanti hanno preso parte al consueto pranzo di Natale, donati regali e panettoni a tutte le famiglie dell'associazione. Il quarto circolo didattico Luigi Capuana di Gela, diretto da Cetta Mongelli, premia gli alunni di terza, quarta e quinta classe più meritevoli in programmazione digitale. Si tratta del pensiero computazionale, un approccio inedito ai problemi e alla loro soluzione. Con il coding i bambini sviluppano il pensiero computazionale e l'attitudine a risolvere problemi più o meno complessi. Non imparano solo a programmare, ma programmano per apprendere. Imparano con strumenti che li divertono, dal monitor al tablet. Sta a loro animare, far prendere vita, imparare a far muovere i loro personaggi, cioè imparano a raggiungere un obiettivo, come evitare un ostacolo o affrontare un'emergenza. Se raggiungono un obiettivo hanno imparato come fare. E questa mattina appuntamento con il Digital Coffee nell'aula magna della scuola. I genitori fanno di tutto per iscrivere i bambini a corsi di sci, di nautica, eccetera. Pensiamo a cominciare a farli lavorare su corsi di coding. Che cos'è? Noi come scuola abbiamo partecipato alla giornata europea del coding, abbiamo lavorato molto con i bambini di terza, quarta e quinta e oggi vogliamo premiare i bambini che sono riusciti da soli a definire e finire un percorso significativo. Che cos'è? Noi dobbiamo lavorare sul pensiero computazionale, cioè quella parte scientifica e culturale che è la base dell'informatica, la capacità di affrontare, di dare una soluzione, di porsi e poi di dare una soluzione a problemi complessi e quindi la capacità di programmare. Questo è coding, programmazione. E allora desideriamo che attraverso questo lavoro, delle ore di coding, i nostri bambini escano dalla nostra scuola non più fruitori passivi di videogiochi, perché noi diciamo che un bambino a 5 anni è bravissimo ad usare computer o tablet, non è così, il bambino ancora è fruitore passivo di ciò che dagli altri viene imposto, invece dovrebbe diventare attivo, cioè programmare da sé i propri videogiochi o altri percorsi di altro tipo. E allora questo è quello che dobbiamo creare in questa società, che il pensiero computazionale o il coding diventi una materia di studio, una disciplina, come all'epoca si cominciò a lavorare molti, molti anni fa sulla matematica, sulla fisica e sulla chimica. E ovviamente si lavorerà in maniera trasversale, cioè nel senso che noi dobbiamo attivare e cambiare percorsi completamente diversi di curricula. Ripeto, perché questi bambini non siano fruitori passivi ma programmatori, cioè non è una materia che serve solo a chi fa di questo il proprio lavoro, ma serve a tutti in questo mondo complesso, informatico e digitale. Come possiamo dire, per intenderci, serve la lingua inglese per entrare nel mondo del lavoro. Qualsiasi lavoro si faccia è uguale. Inglese, pensiero computazionale, coding, programmazione, informatica.
Una recita di Natale che ha suscitato l'interesse di tutti, un lavoro preparato nei minimi particolari che questa mattina ha entusiasmato i presenti. È l'iniziativa che si è svolta nel presso Nicolas Green di via Borromini, che fa parte dell'Istituto Comprensivo Don Milani a Gela. Gli alunni hanno dato il meglio di loro stessi e gli applausi finali hanno rappresentato la giusta ricompensa. La scuola oggi ha organizzato una giornata particolare che si ripeterà domani pomeriggio nella Piazza Roma, proprio per dare anche a tutta la cittadinanza la possibilità di vedere gli spettacoli che la scuola organizza, coinvolgendo un numero di alunni molto molto elevato, circa 350 alunni, che rappresenteranno appunto il Natale di oggi e il Natale del passato, cogliendo tutti i momenti di intreccio tra i vari periodi storici in cui si è festeggiato il Natale. Questa scuola sta proseguendo il suo ruolo di custode privilegiato per quanto riguarda il Natale e del presente e del passato. In questo viaggio ideale che questo bambino ripercorre, ha ripercorso tutta la storia del Natale di ieri e del Natale di oggi. I bambini naturalmente hanno lavorato assieme e hanno condiviso tanti momenti. Tra l'altro hanno anche sperimentato i valori universali della pace e della fratellanza, riportando il messaggio della capanna di Betlemme. Uno spirometro, una poltrona oncologica per i pazienti che affrontano cure chemioterapiche e ancora decori per il reparto di pediatria. Li hanno donati oggi all'ospedale Vittorio Emanuele di Gela i rappresentanti del Movimento 5 Stelle. La donazione è frutto dell'accantonamento di parte degli stipendi dei consiglieri comunali Grillini, Virginia Farrugia, Enzo Giudice, Angelo Amato e Simone Morgana e degli ex assessori Nuccio Di Paola, Chetti Damante e Pietro Lorefice per un ammontare di 3.600 euro, tenendo fede all'impegno assunto con la cittadinanza alla vigilia delle consultazioni amministrative. Il senso innanzitutto è quello di poter mettere a disposizione parte dei nostri stipendi, dei gettoni di presenza dei consiglieri e degli ex assessori del Comune di Gela a disposizione appunto dei cittadini. Abbiamo chiesto all'azienda ospedaliera di poterci dire quelle che erano le loro esigenze, considerato il budget nostro che era di poco meno di 4.000 euro, e siamo riusciti a comprare uno spirometro, una poltrona per la chemioterapia e alcuni addobbi che ci sono nella pediatria. Sono degli strumenti che mancavano e che all'ospedale sicuramente faranno comodo e faranno comodo a tutti i cittadini che li usano. Cosa è questo? Il cambio epocale di questo ospedale? Assolutamente no, è una goccia chiaramente nel mare, però è il senso di come la politica per una volta può mettersi le mani in tasca e donare dei denari direttamente ai cittadini. Chiaro che noi possiamo anche acquistarlo, però la sensibilità che sia dell'associazione, del gruppo politico, del singolo cittadino, un momento di attenzione per i bambini che vivono un momento di disagio in ospedale perché stanno male è assolutamente importante. E addirittura dico l'avere reso il reparto con piccoli accorgimenti ma importanti, così più a misura di bambino, rende sicuramente la degenza meno pesante per il bambino, perché il compito nostro, come dicevo prima, è quello sì di curarli, ma anche quello di non creare un trauma per il fatto che non sono a casa e sono in un ambiente diverso. È stata celebrata dal Vescovo di Piazza Almerina, Monsignor Rosario Gisana, la messa per i detenuti e il personale in servizio nella casa circondariale di Contrada Balate a Gela, un appuntamento che si ripete ogni anno tra il calore umano di chi sta dietro le sbarre per aver commesso dei reati. Un appuntamento molto sentito in un Natale di speranza. È un momento tradizionale, come si suole dire, anche se a me non piace molto usare questo aggettivo, perché mi piacerebbe intervenire di più, visitare di più, soprattutto alla luce di quello che il Signore
ci indica ammonendoci: visitate coloro che vivono nei carceri, perché nelle carceri, perché chiunque fa una piccola cosa a queste persone come se l'avessimo fatto a lui stesso. Non è facile, è forse più facile riuscire a vedere Gesù in un povero, vedere Gesù in una persona ammalata, in un bambino, ma vedere Gesù in un carcerato, soprattutto perché porta con sé un atto di trasgressione più o meno grave, come si fa? Allora io credo che in questo Natale vorrei a tutti augurare quello che Gesù in fondo ci comunica con una grande verità. Dobbiamo imparare ad amare i nostri nemici. Il direttore del carcere, Gabriella Di Franco. Questo è un momento abbastanza delicato. È chiaro che l'autodeterminazione al detenuto non si esplicita nella possibilità di andare a casa per le feste o altro. Chi rimane fuori è quello che rimane più sconsolato, è il detenuto, insomma, l'afflizione delle famiglie. In questo momento si tocca con particolare gravità. L'augurio dell'amministrazione penitenziaria, l'augurio che questo carcere, questa struttura in particolare fa, è di poter ripercorrere produttivamente percorsi di speranza, quindi col fare, con l'impegno. La presenza del Vescovo oggi e di un'iniziativa come quella di Sant'Egidio dà proprio contezza di questa virtuosità del nostro istituto e della Polizia Penitenziaria, che ha ben recepito il messaggio della sicurezza intesa come svolgimento non solo di operazioni tipiche di polizia, ma anche di contatto con la comunità esterna. Ieri la comunità Sant'Egidio ha organizzato anche il pranzo di Natale, un gesto che esalta l'importanza di vivere la socialità in maniera solidale e costruttiva. Noi oggi abbiamo organizzato questa giornata, questo pranzo di Natale, per poter portare una speranza. È una speranza che viene dal cuore e che ci viene insegnata da nostro Signore Gesù Cristo. Infatti noi cerchiamo di portare il Vangelo nei cuori degli uomini. Fai la cosa giusta. Mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi domenica dalle 22 alle 5 depositare davanti alla propria abitazione l'organico all'interno del sacchetto compostabile. Cosa conferire? Avanzi di cibo, piccoli ossi, scarti di cucina, di frutta e di verdura, formaggi e salumi, avanzi di pane, alimenti avariati e scaduti, fondi di caffè, filtri di tè e camomilla, sfalci, piccole potature, fiori recisi e piante domestiche senza terra e senza vaso. Pezzetti di legno, paglia, segatura, ceneri spente di camini, tovaglioli di carta unti, carta assorbente usata, escrementi, piume, peli e lettiere di piccoli animali domestici. Per un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto. Da quest'anno scolastico la scuola primaria Nelson Mandela fa parte della grande famiglia dell'Istituto Comprensivo Gela e Butera. Sin dall'inizio dell'anno scolastico si è cercato di avviare una stretta collaborazione fra scuola, famiglia e territorio, creando un armonico sodalizio per la buona riuscita di progetti e attività. Ed in occasione delle festività natalizie tutti gli insegnanti e i bambini, con l'aiuto anche delle famiglie, hanno voluto ricreare il clima di un presepe vivente. Proprio perché è una nuova scuola che si integra con una scuola che ha già un suo percorso fatto di attività laboratoriali, di percorsi didattici in collaborazione frequentemente con le famiglie, abbiamo cercato di creare un presepe vivente proprio in occasione delle festività natalizie. Un presepe che si snoda lungo appunto i corridoi della scuola, e dove in ogni classe è stato costruito uno degli antichi mestieri di un tempo. I bambini, devo dire, sono stati entusiasti della proposta, non solo i bambini ma soprattutto le famiglie, le mamme che ogni pomeriggio assieme alle maestre con grande sacrificio hanno costruito, ma anche divertendosi, proprio i diversi laboratori. Questo per noi è lo spirito del Natale, la collaborazione costante con le famiglie, la capacità di fare una, mi permettetemi il gioco di parole, una buona scuola.
scuola, alternativa ad una scuola invece troppo stantia, una scuola che si apre costantemente al territorio e che offre anche degli straordinari valori, quale il senso della solidarietà, della condivisione e il senso costante della famiglia in una società che spesso è in crisi. Bambini infatti che nel corso dell'anno ci hanno chiesto cosa potessero fare per festeggiare il Santo Natale in maniera diversa dal solito. E la scelta è ricaduta nell'allestimento di questo presepe, che magari non è stato curato nei particolari, per carità non vuole competere con tutti i presepi che ci sono bellissimi in giro, ma vuole mostrare la voglia, proprio il piacere di festeggiare la nascita del nostro Salvatore. I bambini, sotto la sapiente guida degli insegnanti, si sono adoperati per ricostruire gli antichi mestieri all'interno dello spazio antistante la scuola. Ogni mestiere è stato rappresentato dalle singole classi. Quest'anno con una nuova dirigente questa scuola è molto cambiata. Stiamo facendo molte cose, tante feste, grazie alla nostra maestra di religione. Stiamo organizzando tante cose. È un'emozione fantastica che viviamo sempre tutti nel nostro cuore. E quindi è una cosa bella festeggiare il Natale. Spero che tutti lo festeggiano. Un pomeriggio insieme in piena atmosfera natalizia, alunni della scuola dell'infanzia, genitori e docenti. Appuntamento ieri presso la sede centrale dell'Istituto Comprensivo Giovanni Verga di via Salonicco. Gli studenti si sono esibiti con lo spettacolo musicale e teatrale Babbo Natale smemorato e hanno presentato in chiave natalizia le attività e le competenze maturate nella scuola primaria. Abbiamo utilizzato, fra virgolette, il Natale, perché il Natale è comunque una festa che unisce e a maggior ragione in questo caso realizziamo uno spettacolo natalizio rivolgendolo e offrendolo ai bambini di 5 anni, proprio come spettacolo ponte che unisce la scuola dell'infanzia e la scuola primaria. È un momento già di apertura, la scuola fa orientamento durante tutto l'anno, ma a maggior ragione nei momenti di sintesi, diciamo di condivisione, nei momenti più importanti dell'anno, sviluppa delle attività che possano presentare anche ai genitori dei bambini della scuola dell'infanzia, in questo caso, le abilità e le competenze che i bambini della scuola primaria gradualmente acquisiscono durante gli anni. Abbiamo scelto quest'anno i bambini di seconda primaria, di seconde classi primarie, perché sono i bambini più vicini, in questo caso come fascia d'età, anche un po' più maturi rispetto a quelli delle prime classi, per esternare il loro pensiero, ma ancor più per condividere con i bambini di 5 anni il progetto scuola. Scuola insieme, scuola viva, scuola aperta. Un dono ai degenti ricoverati al fine di esprimere vicinanza e alleviare il peso della sofferenza in un momento importante dell'anno. Appuntamento questa mattina all'ospedale Vittorio Emanuele di Gela con i volontari della pubblica assistenza Procivis. Un'iniziativa sposata tra il comune di Gela e la pubblica assistenza Procivis, quindi dall'amministrazione comunale del sindaco messinese e l'assessore d'arma, assieme a tutti i vari componenti della Procivis che quest'anno stanno attenzionando le fasce più deboli che in questo periodo natalizio trascorrono questo momento particolare dell'anno all'interno dei vari nosocomi gelesi. Quello che contraddistingue le cose buone dalle cose non buone è il comportamento e il modo come si fanno, no? E questo è un bellissimo gesto che sicuramente noi operatori apprezziamo e penso che saranno apprezzato molto di più anche dai pazienti e dal loro circondario, diciamo, dai loro familiari. Si cerca di abbracciare un'utenza che nel periodo natalizio possibilmente non ha possibilità di stare a casa e quindi di allietare in qualche momento la presenza e far sentire la vicinanza anche dell'amministrazione. In modo particolare si avrà attenzione per gli anziani, per i bambini e anche per i disabili.
La Procivis domani e dopodomani ripeterà l'iniziativa presso la clinica Santa Barbara Hospital e la casa di ospitalità Aldisio. E sempre questa mattina i rappresentanti della Commissione Bilancio del Consiglio Comunale hanno portato regali ai piccoli ricoverati nel reparto di pediatria. Abbiamo voluto portare loro un momento di festa, un momento di leggerezza in questi giorni, appunto, e dare un momento di Natale anche a loro, e abbiamo pensato di portare così dei doni che possano permettere a loro di poter usufruirne in questa sala, e con l'augurio che possano trascorrere queste giornate in maniera più serena possibile. Normalmente, quanto abbiamo necessità di una attenzione da parte della politica, la riceviamo. In questi momenti, più che la politica, credo che sia la sensibilità della politica che sta dando un segnale veramente importante, e poi nel caso specifico soprattutto un momento di gioia per questi bambini che congiunturalmente sono qui, ma il prima possibile devono tornare a casa a festeggiare con i loro familiari, con i loro amici il Santo Natale. E ieri anche una delegazione della squadra del Gela si è stretta attorno ai bimbi ricoverati. Un sorriso e un gadget per tutti i piccoli tifosi biancazzurri.